sportivi di 99 TV, Teleradio San Siro, ultima giornata della regular season del campionato di NB. La cestistica San Severo affronta alla Palla Castellana il Lanciano. Gara ininfluente ai fini della classifica. I neri di coach Galetti arriveranno a disputare la fase d'orologio al secondo posto, alle spalle della capolista Scafati. E proprio contro i campani inizierà la seconda fase del campionato. Giovedì 17 aprile, Scarponi e compagni saranno di scena sul campo dello Scafati. Linea regia, poi salta 2 per il match cestistica Lanciano. Cestistica Lanciano al Palla Castellana nella Domenica delle Palme. Amici di 99 TV, Teleradio San Severo, la regular season della DNB giunge al capolinea. Da giovedì 17 aprile scatterà la fase ad orologio. Tutto pronto per il match. Arbitri dell'incontro, entrambi di Nocera Inferiore in provincia di Salerno, Gaudino e De Prisco. I quintetti in campo per i padroni di casa, due assenze importanti. La prima è quella del play Mauro Stella, che ha lasciato la capitanata. Alla base della decisione ci sarebbe la mancanza del pagamento degli stipendi. Altra assenza, ma in panchina per onor di firma, è quella di Antonio De Fabritis, infortunato. Completo giallo, bande nere per i padroni di casa. Completo a strisce giallo-blu per gli abruzzesi del Lanciano, guidati da Giorgio Salvemini. Realizza Francesco Mirando i primi due punti della gara. Completano lo starting five di coach Gigi Galetti Gianmarco Sorrentino, Jacopo Pozzi, Ivan Scarponi e Alessandro Cecchetti. Gli ospiti sono in campo con il numero 8 De Vincenzo, il numero 20 Polonara, il numero 6 Castelluccia, il numero 7 Grosso e il numero 17 Martelli. Ripa degli ospiti con De Vincenzo, poi il numero 7 Grosso, mette dentro da sotto. 2 cestistica, 5 Lanciano, e da 2 la conclusione, colpisce il ferro Jacopo Pozzi. All'andata vinsero gli abruzzesi 81-71. Attacca il Lanciano, De Vincenzo fino in fondo. Cecchetti gli sbarra la strada, cattura rimbalzo Scarponi che supera la metà campo. Mirando tiene palla il playmaker sanseverese Doc. Cecchetti sbaglia a canestro, si gira, sbaglia, ripartono gli ospiti. Porta palla e chiama lo schema d'attacco il numero 7 Grosso. Pochi spettatori alla Palla Castellana. Sarà il giorno di festa, sarà la gara ininfluente fino alla classifica, sarà forse anche la situazione societaria, ma che non vive solo la cestistica San Severo. Durante il riscaldamento entrambe le squadre si sono presentate con una t-shirt in segno di protesta nei confronti del movimento cestistico. Un messaggio, una missiva indirizzata al cosiddetto palazzo, e questa è una protesta a livello nazionale. Ha bisogno di riforme, non solo il basket, il calcio,
tutto lo sport. È vero la crisi economica, ma bisogna rispettare le regole, rispettare anche i diritti di chi scende in campo. Naturalmente per molti è un lavoro il fare calcio, basket, volley, e quindi è giusto avere anche i compensi pattuiti ad inizio stagione. Guardiamo avanti e parliamo di basket giocato. 4 punti da recuperare per la cestistica. Stoppata sul tiro da 3 di De Vincenzo da parte di Scarponi. Sbaglia poi dall'angolo il numero 17 Martelli. E già dall'altra parte la cestistica. Ci prova del 75 Mirando. Sbaglia, cattura rimbalzo offensivo Cecchetti, che commette infrazione di passi. Si fanno sentire i Black Devils, anche loro questa sera sono pochi rispetto al solito. Realizza, trova una autostrada davanti a sé, De Vincenzo. 6 punti da recuperare per il padrone di casa di coach Galetti. Massimo vantaggio degli abruzzesi di coach Salvemini. Accorcia il distacco Alessandro Cecchetti, 6-10. Corta la conclusione da 3 del numero 20 Polonara. Rimessa in favore dei neri di San Severo. Tutto solo Mirando, mette dentro, 8-10, 2 punti, un possesso divide le due squadre. 10 per chi attacca, 8 per chi difende. 6 minuti al termine del primo quarto. Da 3 realizza per gli ospiti De Vincenzo. Scarponi, Cecchetti, Mirando. Circolazione di palla da parte dei padroni di casa, Gianmarco Sorrentino. Scarponi si gira, ci prova da 3. Applausi per lui, tripla, la prima del match del capitano sanseverese, 11-13. E di nuovo più 2 Lanciano. Bel gioco a 2, sbaglia poi Polonara. Accelera Pozzi la giocata, sbaglia il numero 12 di casa. Stoppata ancora una volta di Scarponi ai danni del numero 17 ospite. In girata Sorrentino sbaglia, ma resta in attacco la cestistica, c'è il tocco da parte di un giocatore ospite. Schiacciata di Pozzi, parità. A 13. Vi do lettura del calendario della fase ad orologio. Abbiamo detto in apertura di commento la cestistica esordirà il 17 giovedì santo a Scafati. Giovedì 24 al Pala Castellana sarà di scena l'Agropoli. Intanto la cestistica mette la freccia, Cecchetti da 2, 15-13. Continuiamo nella lettura del calendario della fase d'orologio, poi la cestistica osserverà un doppio turno di riposo per la terza e la quarta giornata. Quindi il 4 maggio, nuovo turno casalingo
per la cestistica è il 7. Questa squadra è ancora da definire, bisognerà attendere l'esito di quest'ultima giornata, mentre la sesta giornata la cestistica sarà di scena a Taranto. Al termine della stagione della fase d'orologio verrà stilata la classifica finale, che terrà conto dei punti conseguiti nella fase di qualificazione e nella fase d'orologio. In caso di parità in classifica verranno prese in considerazione i riferimenti della sola fase di qualificazione. Le squadre classificate al termine della fase ad orologio dal primo al nuovo posto di ogni girone, sono 4 i gironi della DNB, accederanno ai playoff. L'ultima classificata per ciascun girone retrocederà in DNC. Le rimanenti squadre non disputeranno ulteriori incontri. Cecchetti. Più 3 cestistica, 17-14 il parziale. 3 minuti al primo gong. Primo ferro da 3 colpito da Martelli. Ancora il numero 17 del Lanciano. Guida la palla Ucci in casacca numero 11. Entrato al posto del numero 8 De Vincenzo. Sbaglia grosso Scarponi. Pozzi prova a correggere l'errore da 3 di Scarponi, sbaglia anche lui. Attacca il Lanciano, ma l'arbitro interrompe il gioco per un colpo proibito involontariamente, ovviamente subito da Gianmarco Sorrentino. Time out Lanciano. Da 3, erroraccio del numero 11 ospite. De Gregorio mette dentro. Fabrizio De Gregorio, primi due punti per lui appena entrato sul parquet al posto di Gianmarco Sorrentino. Più 5 cestistica. Fallo in attacco del Lanciano. Nuovo cambio per gli ospiti. Dentro De Vincenzo, fuori Martelli.
cambio per i padroni di casa, fuori Mirando, rientra Sorrentino che in palleggio serve Cecchetti, quest'ultimo commette infrazione di passi in attacco. Pasticcia in attacco il Lanciano, cambio cestistica, dentro Fabrizio Cicivè, fuori Alessandro Cecchetti. Scarponi sbaglia da due in post alto. Ancora un fallo in attacco commesso dagli ospiti. È fermo sul 19-14 il punteggio. 20 secondi al termine del primo quarto. Scarponi da tre, non va, si chiude il primo quarto con una tripla incredibile realizzata dal numero 6 Castelluccia, ha segnato dalla sua metà campo all'altezza della linea di centrocampo, 19-17. Ci fermiamo anche noi. Secondo quarto iniziato da 30 secondi dopo i primi 10 minuti di gioco per la cestistica, 4 punti di Mirando, 2 di Pozzi, 2 di De Gregorio, 3 di Scarponi, 8 di Cecchetti per gli ospiti, 3 Castelluccia, 2 Grosso, 8 De Vincenzo, 4 Martelli. Gli ospiti hanno 4 su 9 da 3, i padroni di casa 1 su 5. Sbaglia De Vincenzo. Attacca il Lanciano, Grosso. Corta la conclusione di Castelluccia che cattura il rimbalzo e impatta. 5 punti consecutivi
a cavallo della fine del primo quarto, dell'inizio del secondo, realizzati dal numero 6 ospite, parità 19-19. Ancora lui, Castelluccia, 8 punti consecutivi, 2 triple da applausi. Sale in cattedra il numero 6 ospite in questa fase del match, coadiuvato dal numero 11 Ucci. Più 5 Lanciano, time out San Severo. Fermo il gioco qui al Pallacastellana, ultima gara del regular season del campionato DNB. Sbaglia Sorrentino e ora Galetti lo richiamerà in panca, o forse uscirà De Gregorio. Va fuori De Gregorio, lui o Sorrentino gli indiziati per il cambio. Rientra Mirando, fuori De Gregorio. De Vincenzo commette fallo nel tentativo di penetrazione di Sorrentino. Numero 8 De Vincenzo è il secondo fallo. Infrazione di passi commessa da Capitan Scarponi. Nuovo cambio nelle file del Lanciano, fuori De Vincenzo, dentro Muffa. Cambio Lanciano. Ucci, ci riprova Castelluccia da tre, questa volta sbaglia il numero 6 di coach Salvemini. Dall'angolo da tre gonfia la retina il capitano Scarponi. Meno 2 cestistica, 24 per chi attacca, 22 per chi difende. In terzo tempo, Ucci. Ucci. 22 cestistica, 26 Lanciano. Cicive lotta sotto le plance, mette dentro. Thank you.
Castelluccia finge il tiro da tre, subisce fallo da Sorrentino. Sbaglia da tre Ucci. Scarponi guida palla il numero 11, numero 16 di casa. Subisce fallo in penetrazione il capitano della cestistica. Cambio per i padroni di casa. Rientra Cecchetti. Va a prender fiato Jacopo Pozzi. Uno su due, un punto da recuperare per la cestistica, 25 a 26. Ancora Ucci. Scarponi, 28 pari. Muffa dall'angolo, secondo ferro. Mirando, 4 minuti al termine del secondo quarto. Cicive. Si riporta in vantaggio la cestistica. Mirando Sorrentino, subisce fallo antisportivo, giusta la decisione dell'arbitro. Due tiri liberi, possesso palla per la cestistica. Realizza il primo tiro libero Sorrentino. Due su due. Fuori Muffa, dentro De Vincenzo per il Lanciano. Mirando si incarta. Poi tiene palla la cestistica con Sorrentino. Due secondi per andare a canestro. Ci prova da tre Sorrentino, con l'aiuto del tabellone mette dentro. Massimo vantaggio cestistica, 35 a 28. Ucci. Lo schiacciato per Polonara, poi sbaglia Ucci. Cicive, Scarponi da tre, sbaglia, fallo in attacco commesso da Sorrentino. Secondo fallo personale di Gianmarco Sorrentino.
2 minuti e 40 secondi all'intervallo lungo, 35 per chi difende, 28 per chi attacca. Dall'angolo Ucci sbaglia. Sbaglia da tre Pozzi. Due tre in difesa per la cestistica. Castelluccia, Ucci, corta la conclusione ma sotto canestro c'è Castelluccia. Nuova azione d'attacco per gli ospiti, sotto di 7 punti. Ancora la 2-3 chiamata da coach Galetti. Castelluccia da 3, mette dentro. Scarponi da 3, non va. Grosso, Castelluccia, ancora Grosso, Ucci, corto il tentativo da 3. Ultimo giro di lancette del secondo quarto, più 4 cestistica, 35 a 31. Attacca il Lanciano. De Vincenzo sbaglia da 3. Castelluccia, ancora un rimbalzo catturato in attacco dal numero 6 ospite. Polonara subisce fallo da Cecchetti. Polonara, cambio per gli ospiti, fuori De Vincenzo, dentro Martelli, in lunetta Polonara. Mette dentro il primo tiro libero Polonara. Uno su due, ultima azione d'attacco, la gioca la cestistica in questo secondo quarto, 10 secondi al termine, gioca con il cronometro principale Scarponi, servizio per Cecchetti che mette dentro. Ci riprova questa volta Martelli, anzi no, Grosso da 3. Si va negli spogliatoi dopo 20 minuti di gioco, 37 cestistica, 32 Lanciano. Linea alla regia. Cestistica sul Lanciano dopo i primi 20 minuti di gioco, 37 a 32 per i padroni di casa. 4 punti Mirando, 4 Cicibè, 2 Pozzi, 2 De Gregorio, 5 Sorrentino, 10 Scarponi, 10 Cecchetti. Per gli ospiti 11 Castelluccia, 2 Grosso, 8 De Vincenzo, 6 Ucci, 4 Martelli, 1 Polonara. Il terzo quarto si apre con il canestro di Jacopo Pozzi. Torna più 7, massimo vantaggio cestistica 39 a 32.
Di nuovo da tre Castelluccia. Vincenzo, altra tripla da meno 7, il Lanciano si porta a meno 1. Cecchetti, spalle a canestro, arriva a rimorchio Sorrentino, subisce fallo da Martelli. Realizza il primo tiro libero Sorrentino. 2 su 2, 41 a 38. Sbaglia da tre Grosso. Cecchetti realizza. Martelli sbaglia da tre, Castelluccia dall'altra parte sbaglia anche lui. Dall'altra parte dell'azione d'attacco, ovviamente. Cecchetti respinge l'assalto del Lanciano, la cestistica che si riporta a più 7. Bravo Sorrentino a recuperare palla in difesa. Bozzi. Cecchetti sbaglia. De Vincenzo va a sfondare. Fallo in attacco commesso dal numero 8 ospite. Time out Lanciano sul punteggio parziale di 45 a 38 in favore dei padroni di casa.
tripla di Gianmarco Sorrentino. Più 10 cestistica e questo ora è il massimo vantaggio. Ancora Sorrentino, ruba palla in difesa, subisce fallo, due tiri liberi per lui. Si fa sentire il pubblico di fede giallonera. Realizza il primo tiro libero Sorrentino. Uno su due. 49-38. 6 minuti al termine del terzo quarto. Grosso accorcia le distanze per il Lanciano. Di nuovo Pozzi. Rimbalzo difensivo catturato da Pozzi. Calpesta la linea di centrocampo Scarponi. Attacca ora il Lanciano. Cecchetti mirando. Cecchetti. Dal 39-38 si è passati al 53-40. Parziale di 14-2. Un fuoco di paglia, le due triple consecutive realizzate dagli ospiti. Time out Lanciano. Ancora un pasticcio in attacco del Lanciano.
sbaglia da tre,